Buongiorno a tutti voi. Allora, che facciamo oggi, 1 giugno 2024? Siamo semplicemente venuti a raccogliere il miele. Soffieremo via le api e ci raccoglieremo il nostro miele. Miele e millefiori primaverile. Le api sono una decina di giorni, sono un po' ferme, hanno un andamento altalenante, raccolgono, consumano, non c'è un progresso di raccolta. Quindi stanno asciugando il miele che già hanno raccolto in primavera. Adesso noi ce lo portiamo a casa. Abbassiamo le nostre pile di melari su due melari, in modo che anche per le prospettive attività future lavoreremo in maniera un po' più dinamica, più leggera. Con due melari si lavora molto meglio sui nidi, se vogliamo produrre degli sciami, anche perché poi in estate qua il raccolto tende un po' a diventare più lento, quindi non ha senso lavorare con tre melari. E poi inizieremo a programmare qualche trattamento antivarroa in estate. Come abbiamo detto, faremo dei nuclei con l'inserimento delle regine. Adesso questi melari qua ce li portiamo a casa, dopodiché li appunto li smieleremo, poi faremo un altro giro, vediamo le casette che hanno un solo melare se hanno bisogno del secondo, se ce ne sono alcuni che hanno due melari pieni ci mettiamo il terzo e ci prendiamo quello di sopra. Insomma, andiamo a ruota con l'obiettivo di abbassare le nostre pile di melari, di iniziare appunto a smielare il nostro miele, invasettarlo, venderlo, e andiamo avanti così per l'estate. Allora, per raccogliere il miele noi utilizziamo il soffiatore, un soffiatore che è a spalla o può lavorare con una prolunga anche a terra, come in questo caso qui. Allora, mettiamo in moto. Questo qui praticamente è il melario, l'ultimo melario che abbiamo raccolto in questa postazione qui. Ne abbiamo presi 6 o 7, insomma, 5 o 6. Adesso andiamo nelle altre postazioni, togliamo tutti i terzi melari. Con il soffiatore noi ci troviamo molto bene, avete visto, un minuto, due minuti per raccogliere il nostro miele, che poi alla fine, insomma, è pulitissimo dalle api. E si fa molto veloce, è un metodo che noi utilizziamo già dall'inizio. Praticamente non abbiamo mai lavorato né con le spazzoline e né con gli apiscampo, siamo attrezzati così. Questo l'abbiamo preso nuovo quest'anno, è comodo che lavora anche da terra senza mettere la spalla, in due si fa molto veloce. Ecco qua, le api sono state soffiate, ce lo portiamo a casa. E continueremo il nostro lavoro. Buone cose anche a voi. Ciao!